Al lavoro per Arezzo Wave in questi giorni state allestendo il campo sportivo, di che cosa vi state occupando? Allora, in questi giorni ci stiamo occupando della rifinitura, diciamo, del campo sportivo con il montaggio degli stand adibiti ai punti ristoro che verranno aperti durante Arezzo Wave, con l'allestimento dei camerini nel vecchio stabile della polisportiva e con vari montaggi degli stand che serviranno anche dopo per la sagra del Crostino. Fondamentale l'apporto dei volontari, soprattutto del gruppo giovanile della polisportiva. Abbiamo sentito che insomma ci saranno più di 120 persone, soci e volontari della polisportiva al lavoro. Sì, è importante, molto importante avere l'apporto di tutti e abbiamo avuto una grande risposta anche non solo dai giovani del nostro paese, ma anche da altri giovani che hanno accettato di darci una mano in questi 3 giorni di festa, ecco. Da quant'è che vi siete messi al lavoro per allestire il campo sportivo? Ma intorno alle 2 settimane, insomma, di anticipo. E i soci che sono impegnati in questi giorni per montare gli stand, insomma, per mettere tutto in regola per Arezzo Wave, più o meno quanti sono? Che ci aiutano, ci danno una mano ad allestire tutto, già siamo intorno a una ventina. Poi a regime, quando sarà la manifestazione, saremo intorno a 150 soci proprio della polisportiva albergo. Per quanto riguarda i palchi, saranno presenti 2 installazioni, sempre sul campo sportivo, un palco principale e l'altro invece un palco della Red Bull. Come si alterneranno? Sono 2 palchi, il palco principale in cui si esibiranno gli artisti, diciamo, tra virgolette, migliori, e nei momenti di pausa, nelle mezz'ore di pausa, ci sarà nel palco della Red Bull, ci saranno i gruppi emergenti che si esibiranno lì, insomma, poi Mauro Valenti saprà dare spiegazioni molto migliori delle mie. Abbiamo sentito, insomma, ci sarà un alto numero di volontari, ma soprattutto c'è l'attesa anche per un alto numero per quanto riguarda il pubblico e gli spettatori ad albergo in occasione del Love Festival. Sì, diciamo che speriamo che l'affluenza delle persone, degli spettatori alla manifestazione avvenga in massa. Si è previsto dalle 3 alle 4 mila persone per serata. Vedremo. Per fortuna abbiamo avuto l'apporto soprattutto dei soci della polisportiva, una ventina, 30 persone che stanno allestendo i vari stand, i vari palchi e i parcheggi nelle zone limitrofe al campo. È bene ricordare che comunque l'impegno non si ferma solo per i 3 giorni del Love Festival, perché la festa dello sport è in programma sempre negli stessi giorni. Il Love Festival si inserisce proprio all'interno della festa dello sport, quindi per voi, una volta terminato il Love Festival, ci sarà bisogno, insomma, di mettersi subito al lavoro per smontare in 48 ore tutte quelle che sono le strutture del festival. Sì, diciamo che la domenica sera, finito il festival, dal lunedì al martedì, in quelle 48 ore bisognerà smontare e adibire il campo per la sagra del Crostino nel fine settimana successivo.